Ciao bello, sono Loridis e siamo sull'analisi replay degli iscritti. Questo è di Niki XX Champion 2 in 2v2. Siamo contro un team, siamo club contro club, Experience contro Dunk Boys. Ricorda, per avere l'analisi del replay basta essere sub su Twitch o comprare il tier su Tipe. In descrizione c'è tutto. Allora, in battuta hanno fatto un piccolo fake, ha provato a fare il bump e va benissimo. È rimasto vicino al pallone, ci sta. Va bene. Ora, qua la ballcam. Ok. Movimento va bene. Qua non c'è bisogno di rushare troppo. Sei tranquillo. Ok. È vero che sono un poco prima il primo palo. Poco prima. Però va bene pure così. Sono stati in due. Questo dovrebbe essere gol. Peccato. Ma ci aspettavo un bel tiro. Allora. Qui lui deve correre in porta. Ah, il compagno è recuperato. Va bene. Qua il salto è sbagliato perché? Perché qua devi puntare ad andare più verso l'alto che in avanti. Vedi qua, hai corso troppo in avanti e poi saltato. Cioè hai saltato troppo in ritardo. Ed è rischioso. Qua devi aiutare il tuo compagno perché non può passartela. Movimento è giusto. 1v1, flick, parata. Ora questa parata dovrebbe essere tua. Ok. Perfetto, vedi gli avversari che errore madornale che hanno fatto. Gli avversari qua hanno fatto un erroraccio. Dunque però i movimenti sono buoni. La battuta la migliorerei sinceramente. Non fare il dodge in battuta penalizza troppo. Sprechi troppo boost. Ok, qua dovevi girarti subito. Te li toglie perché è ovvio che ti viene a bumpare. O almeno è molto probabile. Questo è un altro gol. No, ce la vanno a recuperare mi sa. Ottimo dunk. Qua niente da dire. Si potrebbe fare l'analisi più degli avversari che di loro. Allora. Ok, che fai ora? Perfetto. Stavo perché sono in team insieme. Pensavo se fosse chiamata questa. Ma anche se non so... Ah, al pelo. Qua se facevi il doppio salto la paravi molto più tranquillo. Qua è una buona pazienza perché tanto l'avversario non può fare niente. Vediamo, qua torna perché potrebbe esserci un contrasto. Prendi spazio, va benissimo. Questi momenti sono perfetti. Allora, su quel pallone potrei evitare di andarci perché è troppo in ritardo. Qua puoi provare la demolizione, va bene. Ci hai provato ma non hai perso troppo tempo a farla, va benissimo. Boost, controllo. Ghost it, va bene. Ora devi tornare, stai tornando per la demolizione, perfetto. Hai fatto perdere comunque tempo, l'hai distratto, va benissimo. Momento tutto bene. Frank qua dovrebbe togliersi. Devi saltare subito, anche se l'avversario potrebbe non esserci, devi comunque saltare. Che sei il primo. Allora, demolizione 1 e spinta 2, ok. Dai, lasciali in pace, porello. Ottima parata degli avversari. Tocchettino poi tetto, no. Questo è un tocco sfortunato perché è troppo basso ed è abbastanza inutile. Due contro uno. L'avversario comunque ha perso il controllo. La potevi attaccare. Hai perso troppo tempo e poi sei andato quando ormai aveva ripreso il controllo. Ecco, vi siete messi malissimo entrambi. Allora, qui Frank deve andare sul muro. Non so perché sia andato sul secondo palo da lì. Sbagliatissimo. E tu hai rimesso abbastanza bene. Poi ti aiuto appena visto Frank là. Non capisco perché Frank ha fatto questo movimento. Cioè, perché Frank è lì, giusto? Quindi da lì deve andare sul muro, punto, e bloccarlo. Perché sul secondo palo? Ma pure boost sicuro, vediamo. 40, 30, 20, a voglia. Movimento stranissimo da parte sua. Non è tanto colpa di Niki qua, ma... di Frank, sinceramente. Sto cercando di capire un po' meglio il perché. Vabbè. Non lo so. Comunque questo è un errore da non fare mai, raga. Se siete sul primo palo, andate sul muro. A questo punto bloccate. Non andate sul... non andate sul secondo palo quando siete sul primo. Io dico sempre di rientrare sul secondo palo. Come rotazione. Ma attenti a non andare sul secondo palo dopo che siete sul primo. Cioè non ha senso. Aprite solo gli angoli. E questa rivediamocela dall'altro perché mi sono distratto. Cioè rivediamocela da capo. Allora prendi boost. Va bene. Versari vanno. Frank
tutti. Però fare un retropassaggio. Ma tu non hai rimesso bene per il retropassaggio, quindi non ci stava. Non sembrate tanto coordinati. E per qui il casino. E a questo punto vi torno completamente indietro e parla direttamente in porta eventualmente. Per recuperare la dovevi fare così. Dovevi andare in porta e recuperare. Ormai quella non l'avevi più. Seguo, prendo i due boost, va benissimo. Ok. Non... Ok, bravo. Pensavo ti buttassi così senza motivo. Ok, questo è errore praticamente tuo perché... È un taglio. Ha anche sbagliato Frank perché da dietro ti avrà visto probabilmente. Ma sei saltato allo stesso istante. Quindi qua è più colpa tua perché stai tornando. È anche colpa di Frank perché... Ti ha visto. Però non è... Cioè non mi interessa di chi è la colpa. Non è il dare la colpa a quelle azioni che è importante. Ma è il fatto cosa puoi fare per migliorare. Se stai tornando torna. Semplicemente. Anche perché con random se tu stai tornando il random va. Cioè non può aspettarsi che tu tagli direttamente. Questo è brutto. Guardate, non è boost. Non te la mette sul tettuccio. Se non hai boost, se non è l'avversario è vicino, non te la mettere sul tettuccio. Gli regali il tiro. Stai dietro il pallone e cerca un contrasto basso, bloccando sempre la porta. Cioè in Italia devi bloccare la porta. Questo è rischioso, questo boost, perché lascia il compagno solo. Questo è tranquillo. Non hai... Ah, Frank, no. No, non va bene, non va bene. Vedi se riesci a recuperare un po'. Ah, Champion 2, ragazzi, Champion 2. This is Champion 2. Champion. Champion però, capito? Perché in inglese dicono Champion, così. Esce un proprio magia di lingua, oh. Allora, bustini piccoli. No, direttamente quello grande. Va bene, questo pigliavi piccoli, andavi dritto verso l'attacco, arrivavi con 60, piano di centrali. La possiamo migliorare un po'. Prendi tempo, bravo. Non buttare su quel pallone. Allora, qua si è messo male. Se li ha passato. Ecco. Questo è un errore molto comune, ragazzi. Siete messi così. Intanto cercate di non essere in questa posizione, se potete, perché è molto scomoda. Poi, se sei così, falla scorrere un altro po' e poi cerchi il contrasto laterale, però cercando il controllo pure. Non ripassarli davanti. Comunque, è una posizione proprio in cui non essere, se possibile. Se poi ci dovete essere, cercate come stai facendo magari... no, così no. Questo è un altro errore enorme. Questo era decente, perché qua hai aspettato. Potevi controllare da prima, però comunque hai aspettato. Qua devi andarla a prendere e cercare il controllo. Oppure un air dribble a questo punto, devi alzarla. Questo flick è stato pericolosissimo. In questo momento è un po' sbagliato, attento. Sei troppo vicino al compagno, ok, meglio. Allora qua devi aspettare che c'è il compagno vicino e può toccare l'avversario, quindi con calma. La sentiamo. Ok. Bravo, Niki, si è messo avanti come un trattore. Tu qua un passare su. Cioè, no, Frank, cosa ho detto? Non lo so che nome ho detto. Forse ho detto Niki. No, Frank. Non lo so. Sto impazzendo. Allora. Gens, bueno. Qua, ok, ci sta. Perché là puoi decidere due cose. O aspetti il rimbalzo e vai subito, però, perché sennò è un passaggio per l'avversario. O togli appunto il rimbalzo, che è preferibile. Perché così gli togli completamente l'azione. Però senza farti tankare, quello è importante. Quel bump ci stava, era abbastanza ovvio. Aiutalo, bravissimo. Questi sono difficili da prendere in porta. Sono più palloni dall'uomo fuori. Ok, vai al boost davanti a te e torna subito, mi sa ti conviene. Sì, così ti conviene tornare. Ok, ti possono spingere, quindi attento. No, hanno preferito boostarvarti. Come puoi aspettarla in avanti? Va bene. Attento a non panicare, che sono lì a regali. Ok, bello scambio questo. Questo potrebbe essere con le 2 contro 1. Avete panicato un po', va bene. Dovete coordinarvi un po' meglio. Non so se giocate insieme spesso oppure no. Però ci vuole un po' più di coordinarsi uno. Torna bello largo. Ah, ok, va per la demolizione. Va bene. Per la demolizione ci sta. Pensavo ti stessi mettendo sotto palla e... Peccato. Doppio salto. Quasi.
Da lì spesso, attento, questi movimenti. Ad esempio, guarda questo qua. Dov'è? Qua davanti. Questo qui. Questo taglio ci può stare perché? Perché ce l'hai perfettamente per un passaggio, un eventuale passaggio al centro. Quindi questo taglio ci può stare perché stai ritornando, eri là, il compagno se va lì fa solo un contrasto, quindi ci sta, questo taglio va bene. Già questo chase da qua non va più bene, perché da qua la pigli il boost, ti rigiri. Non è proprio, non crei una bella rotazione così, blocchi troppo il compagno. Cioè fallo salire, perché se lo fai salire siete anche più veloci così, non c'è bisogno che ti giri ogni 2 minuti. Ok. Chi c'è l'acqua tra i due? Hai poco boost, quindi attento, bravo. Se ti buttai per il challenger era rischiosissimo. Hai fatto una bella scelta. Bravo. Questo è un piccolo bait per l'avversario, perché così va sul muro. Però poi gli alza il... Cioè per lui è semplicissimo, perché deve fare un tocchettino sul muro per alzarla e spostarla, mentre l'avversario è fregato se si è lanciato. Qua non ti girare. Prendi posizione subito. Di nuovo quella posizione orribile di poco fa. Qua avevi il tempo di andare sul primo palo e girarti, così avevi una posizione più favorevole. Ok. Frank prende tempo, se ne va. Ok, a volte Frank si disinteressa un po' troppo. Fa movimenti strani. Tipo là non c'era tanto motivo di andarsene, poteva stare almeno vicino. E di nuovo questo dribble. Oh, devi stare attento dove questo tipo di dribble, questi qua. Guarda, se te allarghi verso il centro è tiro per l'avversario. Cioè comunque devi essere sicuro, non puoi lasciare una cosa del genere. Cioè non puoi permettere che l'avversario ti danchi e tiri in porta. E già l'hai fatto 2 volte questo in questa partita, o anche 3. La Balkan, ok. Un po' prima la Balkan qua. Ed è importante sapere che sta succedendo. Qua puoi fregarlo. Hai panicato un po'. Lui ha fatto un bel fake challenge l'avversario, ovvero una finta di contrasto. Passaggio al centro dal muro? No. Hai poco boost, attento, perché poi sei fuori dall'azione per un bel po'. Diciamo che in attacco sei un po' troppo cesarone, secondo me. Ti giri un po' troppo, secondo il mio modesto parere. In difesa va pure bene andare a cercare la demolizione, però funziona finché gli avversari sono molto statici. Cioè in difesa tua, ovviamente. Perché a volte questo cercare la demolizione ti fa muovere male. Però ci sta, ti sto suggerendo di non farlo proprio sempre. Cerca di capire quando farlo e quando no. Vediamo che fa Frank, devo fare il routine. Ok, routine. Buona pazienza, purtroppo è rimesso un po' male. Però la pazienza mi piace. Qua troppo disinteresse c'è. Qua ci vuole... siete pure troppo spesso vicini, soprattutto sull'angolo sinistro in questa partita. Siete molto spesso troppo vicini. Molto spesso è perché tu ti avvicini troppo a Frank, come se non ti fidassi. Quindi cerca di dargli più spazio. Anche se poi dici di sia poco che non aveva boost o... Comunque, anche se non ha boost, non ti appiccicare. Perché se stai andando perché lui ti ha detto che non ha boost, allora devi prendere subito il pallone. Se stai invece vicino, esiti. Questo può capitare. E qua di nuovo, lasci troppo spesso il contrasto facile all'avversario. Non va bene. Devi cercare di contrastare meglio, ovvero di metterti la palla in una posizione più favorevole, in modo che il contrasto non vada a finire la tua porta. Quello è importante. Qua non è boost, è inutile. Torna. Prendi i bustini. Vatte, oh, Nicky! Devi andare. Vatti a prendere i boost. Rientra, disinteressati un attimo dell'azione e pieti boost. Tanto là, se tu ci fai caso, guarda, in tutti questi secondi non hai fatto niente. Da qua. Da qua che è la cosa inutile, quindi 0-3 più o meno, 0-4. Qua è aspettato troppo per il boost, qua è stato spinto. Qua si è andato in avanti, non capisco perché, perché era ovvio l'avversario facesse un clear. Qua è sbagliato, quindi è stato quasi... Cos'era, una ventina di secondi, cos'era 0-3 abbiamo detto? 18 più o meno, 16 secondi senza boost e senza poter fare tante cose. Questo è gol? Ok, che è successo qua?
Va a prendere il boost. Qua vedi, questo contrasto già è meglio. Non l'ha vinto, non è... Però comunque vedi perché è migliore questo contrasto. Perché? Perché qua blocchi la porta, comunque c'è il tiro. Quindi potrebbe essere già un inizio per migliorare questi contrasti. Ah, Nicky Frank qua la passa. E tu la tiri dietro l'avversario. Ok, bella, bella. Io fossi in te, starei un po' più calmo in attacco. Non inseguirei tutti questi palloni che... Quando capisci che il pallone non è utile, non lo seguire, non serve a tantissimo. Soprattutto alla fine. Poi alla fine c'era anche un po' di panico, probabilmente. Però in attacco ti giri troppo. Devi sempre cercare di creare una rotazione, cioè un minimo. Comunque più veloce il compagno che arriva e altro. O la passi. Se tagli per passarla, allora ci sta. Se invece tagli per riprovare il controllo, non ha tanto senso, perché comunque hai meno momentum del compagno e rallenti l'azione. E se ti contrastano, il compagno ormai là vicino. Non seguire azioni inutili, cioè palloni inutili, non li seguire. Cerca di interessarti un po' più dell'azione, ma sapendo cosa sta succedendo, quindi un po' più di ball cam, quando tipo qua, un po' più di ball cam. E magari se giochi spesso con Frank, cercate di giocare un po' più di squadra, non lo so. Poi ovviamente è un replay, non so se in questo replay avete fatto più azioni singole e gli altri giocate sempre insieme. Poi i consigli che posso darti però sono questi. Poi nei commenti sicuramente ci sarà qualcuno che mi aiuterà con i consigli, perché qualcosa mi sfugge di sicuro. Penso sì. Cosa mi dice? Il ritorno demolendo va bene. Devi solo stare attento a non farlo sempre. Tipo qua, vedi, qua siete cercati. Questa è una cosa carina. Potete cercare di farlo un po' più spesso. Così più volte lo fate, più può diventare effettiva come azione. Ok, detto questo, spero che il video ti sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao. I just can't